Buongiorno e buonasera dal vostro Azzurrito, ragazzi e ragazze, ed eccoci qua in questo nuovo episodio di The Boogeyman. E finalmente qua ritorna Zu il Lolitone. Oh, che bello! Era da un bel po' che in un RPG horror non controllavo una Loli. E finalmente sono ritornato alle origini. Qui, allora, praticamente dovremmo essere prima rispetto a quando Sophie fa la fuga. Sì, infatti. Quindi sì, intuisco che lei adesso voglia scappare di là per cercare la moglie di Kit. I doubt this goes outside. Must go somewhere else in the castle. All right. Una persona che si sacrifica per la vita di un'altra persona, cosa che probabilmente non vedremo quasi mai nella vita reale, ma non importa. Sofì, però non ti mettere in questa posa, mannaggia a te con quel culo all'aria! Vuole proprio indurmi a birbantelle tentazioni. Comunque avere il corpo di una loli ha i suoi vantaggi, vale a dire il poter passare nei condotti. Dove cacchio devo andare che mi sono perso? Oh! It opened. I can get out here. Che culo, ho trovato la grata giusta! Aia! Hurt. Glad I'm out of there. Spero che il culetto lolitoso abbia attutito la caduta. Okay, now I have to find Helena. Va bene, adesso devo trovare Elena. Elena di Tro... volevo dire puntini puntini. Ma io salvo perché qua non si sa mai. C'è una chiave. Chissà che cosa serve sta chiave. Something smells funny in here. Qualcosa di divertente, non credo proprio. Something there? C'è qualcosa lì? Hi there, sweetie. Oh no! È l'uomo nero che già ha messo le sue manacce sulla povera Sophie. Leva quelle manacce da pedo, grandissimo pezzo di merda oscuro. You've been a bad girl, Sophie. Why do you want to make your father cry? Perhaps you wish to see your mother again. Sei stata una ragazza cattiva, Sophie. Perché vuoi far piangere tuo padre? Forse desideri vedere di nuovo tua madre? Where's Helena? Dov'è Elena? Sophie, are you mad at me? It's been so long since our last meeting. Sophie, sei arrabbiata con me? È passato un bel po' di tempo dal nostro ultimo incontro. What are you talking about? Di cosa stai parlando? Don't you remember? We've met time after time in every bad Infatti, se vi ricordate, in The Sandman si vedeva Sophie che comunque, cioè, si vedeva l'uomo nero nell'armadio. dream. I'll take you to the world inside the closet. Ti porterò nel mondo all'interno dell'armadio. Suona tanto illegale. But first, we need to play some more. Why don't you look after my Infatti, ma prima di fare questo, abbiamo bisogno di giocare un altro po'? A quale tipo di gioco, monellaccio? Perché non guardi i miei animaletti? Quali animaletti? Immagino che siano molto bisognosi di coccolare la bellissima Sophie. Loro sono un po' affamati. Take your time. Prenditi tutto il tempo che vuoi per divertirti con loro. No, 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 no! Immagino che dobbiamo scappare! Cute little doggies. I'm busy right now, so why don't we play later? Ma cagnolini, sono occupata adesso, quindi perché non giochiamo più tardi? No, Sophie, mi dispiace! Io credo che vogliono la tua... Vogliono la tua patata! Oh, cavolo. Come cavolo faccio? È chiuso, no? Non aprirà, aspetta, aspetta. Sono riuscito a salvarmi mettendomi sopra l'armadio.
È crollato l'armadio, cavolo, proviamo su quest'altro. Devo aspettare che Kit e Davy tornino. Oh cavolo, mica la fine per Sophie. Che cosa? Huh? Cosa cacchio ho appena fatto? Oh, sono arrivati gli eroi! Potevate fare un po' più tardi, tanto i cagnoni si sono messi a dormire. David, Mr. Keith! Dogs? Sophie, what happened in here? Stiamo venendo un bello stupro furri. That man locked me in here. He sicked those dogs on me. Sicked them? They look asleep to me. No, they were just up and attacking me. Then all of a sudden they fell asleep. It was really sudden. Si sono addormentati all'improvviso, ma mica è stato l'omino del sonno ad aiutarla. Yeah, they fell asleep so quickly, as if... Keith? Oh, 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 oh! Sophie ha ricevuto un bel ceffone da Keith. What were you thinking? Can you even imagine how much you worried your father, you idiot? I just wanted to find Helena. Don't give me excuses. I told you not to leave that room. Why don't you do what... Perché non fai cosa ti dico? Che è una specie di flashback quando Kit era bambino? Stand up. Alzati. Ma povera Loli! Tell me you'll never do anything to make your father cry again. Dimmi che non farei più piangere tuo padre. Dimmelo! I'll never do it again. Non lo farò più. Let's go back. Torniamo indietro. Sophie! Sophie! Oh, thank God. Keith, David, thank you so much. Questa scena mi sta portando al diabete. Sophie, why did you leave the room? Sophie, perché hai lasciato la stanza? Helena, I was just really worried. Sono andata a cercare Elena. Ero così preoccupata. And how worried was I when you were gone? Please, don't leave without telling me again. Mr. Keith! I'm sorry. Thank you for coming to find me. Mi dispiace, grazie per essere venuto per trovarmi. Don't take your eye off that brat, Richard. She'll be the death of your daughter. Ha detto non distogliere più lo sguardo da tua figlia perché altrimenti sarà la sua morte. Why don't you do what I tell you to? Haven't I told you not to play in here? What if a pot or a knife fell on you? Non ti avevo detto di non giocare qui? Sorry, Dad. Il figlio? So, why were you playing around here? Che poi che nome di merda? Todd. È che sei funghetti da Super Mario, i Todd. I was playing policeman, and, It's snowing today. Ah, sta facendo il gioco del poliziotto. So? This mat here is white and fluffy, like snow. Do you want to join the police, Todd? Yeah, I want to be a policeman like you, Dad. Voglio essere un poliziotto come te, papà. Well, well. But a policeman has to follow the rules. A boy who breaks rules can't join the force. It's the law. Bene, bene, ma un poliziotto deve seguire le regole. Un ragazzo che rompe le regole non può entrare nel corpo di polizia. È la legge. Well, unless you have connections, right? Connections? Who taught you a word like that? Che voleva intendere? Dei contatti? You did that. Well then, you'll join the force with your connections. That's a lame way to do it. Ma che sono raccomandazioni? Lame? Yeah, some of my buddies got in by connections.
They're all dumb, unpopular, and really lame to boot. Vuoi essere un poliziotto di merda, Todd? I'll be a cool policeman. Essere un poliziotto figo. No relying on connections or playing pretend in the kitchen. Mom should be back from shopping soon. Let's go meet her. Mamma dovrebbe tornare presto dallo shopping. Ah, ok. Lobby di una donna. Andiamo ad incontrarla. Okay, don't want mom to run into any swindlers. Dad and I'll protect her. Swindlers? And who taught you that one? You did that. È sempre il padre a dirlo. Right. Well, let's go. Are we taking the car? Stiamo prendendo la macchina? I've got a better idea. Oops, sorry. Ma non mi dite che adesso il figlio muore? Quando sono usciti? Potrebbe essere. Keith, what's the matter? Kit, cosa c'è? Stavo Just thinking about my son. pensando a mio figlio. You have a son? Hai un figlio? He's dead. È morto. Ecco, l'avevo capito. E da allora, secondo me, ha cambiato personalità anche verso la moglie. Però sono curioso di scoprire come è morto il figlioletto. Vabbè, io credo, ragazzi, che adesso possiamo ritornare ancora in quel punto lì del giardino. Cioè, qua stiamo facendo avanti e indietro come tantissimi scemi. Ho sbagliato pure strada, porca loca. Che succede? Oh? Passi in lontananza. David, let me ask a favor. David, lascia che ti chieda un favore. My neck's gonna break. Hey, quit shaking. Don't you work out at all? Why are you trying to get up there anyway? That big-headed freak. He's always vanishing when there's no way out, and appearing from nowhere, too. He's clearly using routes we don't know about. L'uomo nero sta usando chiaramente dei percorsi che non sono a conoscenza dei protagonisti. I need to learn more about them. This wall's been painted over, so I'm sure there's a path up ahead. That doesn't explain using me as a footstool. Climb up there and get your weight off my shoulder. Plans could have worked, but I wouldn't push a wounded guy. And for your information, only 3% of that weight's fat. So excuse you. Siamo riusciti a passare. Toss me your lighter. Lanciami il tuo accendino. I'll Ok. look ahead. Don't move from that spot. Shout for me if anything happens. Andrò a guardare più avanti, non muoverti da quel punto. Urla per me se dovesse accadere qualcosa. Va bene. Oh, il gioco sta diventando più figo adesso, eh? Mi piace, mi piace. Stiamo inseguendo l'uomo nero, a quanto pare in un percorso segreto. Ma piace, ma piace, ma piace. Di qua possiamo salire. Oh, alla fin fine abbiamo scoperto che ci stanno dei passaggi segreti. Ecco come faceva a muoversi in fretta. Squilla il telefono. Chi è? Ah, qui dove stava la moglie? Ma chi è che squilla sto telefono? E che palle questi operatori che vogliono proporti promozioni. Aspettate, voglio un attimo vedere qua a destra cosa ci sta. C'è una frase qui. Che è sta roba qua? Oh oh! Sento dei passi. Oh cavolo! Bisogna spegnere sto accendino adesso. Cavolo, l'ha preso! Vai, Kit, rompiti il culo! Non muoverti, sei in arresto! Perché ridacchio lo stronzo? Wifey's got a good butt on her. Really makes me wanna chase after her.
No, non dovevi dirlo! Ha detto che la pochettina ha un bel culo e che dopo la vuole acchiappare per questo. Ecco, adesso rischia di farsi ammazzare. Where is she? Dov'è? Where? Dov'è? Ah, detective. How careless. Trying to take me on in such close quarters. Oh cavolo, cos'hai in mano? L'ha fatto svenire. I hate to say such a rude thing to a detective, but not really. Se non vado errato, dovrebbe essere un taser, o un taser, come si pronuncia. Dummy. Sta sognando qualcosa? Certo che Kit si è fatto fregare come un imbecille. Oh, la moglie. E che ci fa qua? My poor darling. You watched me as I wallowed in the depths of despair. And there you stood. Now it's time that you finally learn. You need pride. You need peace. Hai bisogno di orgoglio, hai bisogno di pace. So go ahead. Quindi vai avanti, prendi tutto. Don't you see? In the end, there will be nothing. Ma non vedi? Alla fine non ci sarà nulla. Left of you. Rimasto di te. Elena? Ma non ho capito, ma l'ha sognato o è veramente venuta qua? Molto molto strano. Veramente molto molto strano. Dick, ah, ancora sto nome del cazzo, letteralmente Dick Anderson. Famiglia, moglie, due bambini. Dick. Dick. Sono le informazioni sul suo capo. Perché sono qua? Ma non mi dite che l'uomo nero in realtà è il capo del poliziotto, il pelatone nero là, che ci ha inviati qua. Ma in effetti mi sembrava strano che il capo lo mandava qui con un motivo banale come la vacanza. Ai 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 ai. Oh cavolo, ma la moglie! Who are you? What's going on? Chi sei? Cosa sta succedendo? Hello, Miss Baring. Who? Call me Boogie, ma'am. I'm about to begin a game befitting such a joyful night. I'd appreciate your participation as Ha detto, mi chiami uomo nero, signora. Sto per iniziare un grandioso gioco, apprezzerei la vostra partecipazione. Run for me, miss. Fugga da me, signora. I'm sorry. I don't know what you mean. Mi spiace, non so cosa intendi. Where's my husband? Where am I? Why is that man tied up? Dov'è mio marito? Dove sono? Perché quell'uomo è legato? Ah, he's an assistant. He can quickly explain to you how this will all work. Ah, lui è un assistente. Ti spiegherà brevemente come tutto questo funzionerà. If I should catch you, this happens. Se dovessi prenderti, accadrà questo. Understand the rules now? Adesso hai capito le regole?
Ma... Where's my husband? L'ha sparato, ma... Ah, ma questo è avvenuto nella stanza col pianoforte? Dov'è mio marito? Somewhere you wouldn't know about. Where's my husband? He can't save you. He's in my grasp. It's up to me if he lives or dies. Now run, Miss Bayring. The game begins, and I am it. Oh, cavolo. So, I was on the inside of the cell? Mamma mia, cosa cavolo abbiamo appena sentito? Un cadavere? Che cos'è? Sì, il cadavere d'un vecchio. È pieno di vermi. C'è qualcosa accanto al cadavere. Una chiave arrugginita. La chiave dovrebbe funzionare? No. Adesso non ci resta che tornare indietro, non c'è nient'altro da fare. Ritorniamo dal nostro amato David. Grazie per l'accendino. Keith, did something happen? Keith, è successo qualcosa? That big head knocked me out cold. Parla che l'uomo nero l'ha fatto svenire. What? No wonder you took so long. Are you okay? Stai bene? I could have died easily, but more importantly... Sarei potuto morire facilmente, ma più importante... No, forget it. No, dimenticalo. There was another corpse. I think one of the servants. Been dead a few months. C'era un altro cadavere. Penso uno dei servitori. È morto da qualche mese. A few months? Isn't that kind of... È strano però. Yeah, it is. It's not like he got stuck there and couldn't get out. He was clearly murdered with a knife. È stato ucciso con un coltello. What a ridiculous place. I never wanted to come somewhere so shady. What about it is shady? Since when are there castles in this country? I thought something was up the moment my boss told me about the castle tour. Then I found out it's the mansion of some European guy from the colonial era. You can't open this kind of place to the public. You wouldn't get a tourist trap, you get a lawsuit. The tribes that got persecuted here are still around. Non puoi aprire questo tipo di posto al pubblico. What is that Brendan guy even thinking? Guess we'll never know now. If you were suspicious, then why did you come? Se eri sospettoso, perché sei venuto? Because Helena wanted to. But had I known it was this bad, no way. I wouldn't want her to learn this kind of bloody history. Ah, perché l'ha voluto la moglie? Sennò lui non ci sarebbe mai andato. And then this happens. So... It was for Helena. You never seemed to pay her much mind, so I thought you didn't even like her. I wanted to pay her more attention, but I couldn't. My subordinate kept calling so much, I couldn't catch a break. Detectives have it rough. I'm on vacation, so I'm just a plain old guy right now. Come on, let's go. Perfetto ragazzi e ragazze, direi a questo punto di concludere questo episodio. Spero che vi sia piaciuto, abbiamo potuto scoprire altre cose molto molto importanti secondo il mio pensiero, cioè perché ci sono delle scartoffie che parlano del capo di Kit. Secondo me è proprio lui l'uomo nero, ho questa impressione, al massimo si è messo d'accordo con questo stronzo nero nero, boh, magari è una coincidenza, vabbè che il capo poi è proprio veramente di colore nero, quindi andrebbe a pennello con la descrizione uomo nero. Detto questo, vi saluto, se volete commentate, noi ci risentiamo nei miei futuri video. Bye bye!